Internet, la galassia Google, l'industria cinematografica, il digital divide e le parole chiave della diversità culturale. Facciamo una lezione oggi di geografia in cui tocchiamo parecchi argomenti. Anzitutto l'argomento di Internet. Quindi sappiamo che all'interno dell'industria culturale, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, si inserisce sicuramente Internet, che ha degli aspetti positivi perché permette a tutti di esprimersi, però ha anche molti, ancora una volta, anche molti pensatori, dicevamo anche degli aspetti negativi perché molti pensatori hanno detto, ma non è che per caso, anzitutto il processo di omologazione, quindi di perdita delle identità nazionali, eccetera, viene accelerato attraverso l'utilizzo di questo strumento. E poi siamo sicuri che tutti i mezzi, gli strumenti che ci sono di interattività sono sempre alla portata di tutti. Giusto ieri, per esempio, stavo sentendo una critica, nel senso che qualcuno ha detto, che ne so, il nostro partito voterà per un certo Stefano Rodotà come possibile candidato alla presidenza della Repubblica. E qualcun altro ha detto, sì, però tu hai fatto un sondaggio in cui 28.000 persone hanno dato il loro voto per Stefano Rodotà e devi tenere presente che noi in Italia invece siamo 40 milioni che votiamo, no? E quindi diciamo, noi diamo la nostra delega ai deputati, senatori, eccetera, eccetera. E quindi forse, dico forse, è più rappresentativo che sia, non so, la maggioranza dei deputati o dei senatori ad eleggere un Presidente della Repubblica che non 28.000 internauti, chiamiamoli così, cioè navigatori di Internet che partecipano a un sondaggio. Ecco, giusto, ho fatto un esempio di come effettivamente anche l'utilizzo di Internet può essere opinabile. Certi dicono, ma non è che davvero certe volte anche il nostro cervello va all'ammasso perché dobbiamo seguire anche su Internet, certe volte seguiamo i certi punti di riferimento. Sono dei punti interrogativi, insomma, che io voglio semplicemente lanciare, no? In maniera tale che per stimolare la vostra autonoma capacità di giudizio, perché certe volte ci sono dei rischi di questo genere anche su Internet. Quindi, ottima la multimedialità, cioè la possibilità di veicolare diverse tipologie di contenuto, audio, video, immagini, eccetera, eccetera. Ottima l'interattività fra gli utenti della rete, però ecco, ricordiamoci sempre che accanto ai pregi ci sono anche degli aspetti negativi, dei difetti, no? All'interno di questi strumenti. Bene, bene. Mentre la volta scorsa abbiamo sottolineato il fatto che a livello di lettura dei quotidiani, noi in Italia siamo un po' indietro rispetto ad altri stati e occupiamo, non so, il 27° posto nel mondo. Invece, per quanto riguarda l'utilizzo di Internet, ad esempio, il numero di host Internet ogni 1.000 abitanti, almeno nel 2008 eravamo al 17° posto, quindi un po' più avanti rispetto a. E forse siamo andati ancora un pochino avanti in questi ultimi anni. Effettivamente, dobbiamo dire la verità che Internet si è diffuso molto nelle nostre famiglie. Sul vostro libro si parla della galassia Google, è una delle realtà, ce ne sono tante di realtà sicuramente, no? All'interno di Internet, ma il vostro libro vi vuol far riflettere particolarmente su questo. Ecco, riflettiamo su questo aspetto, ad esempio, quello che è nato semplicemente come un motore di ricerca ed è stato effettivamente tale e solamente questo per parecchi anni, poi ovviamente si è imposto rispetto agli altri motori di ricerca, adesso è qualcosa di più rispetto a quello che era prima. Dicevamo una galassia intorno alla quale ruotano non più solamente il servizio della ricerca di contenuti su internet, ma anche servizi di email. Ad esempio, è anche il verbo Google? Ma cosa significa questo? Tu Google? Devo dire? Cercare qualcuno. Sì. È chiaro, è evidente quindi che questo verbo immediatamente faceva venire in mente la ricerca. Abbiamo detto che è nato infatti come un motore di ricerca, ma poi è diventato qualcosa di più. Mentre
si diffondeva Google come motore di ricerca, si diffondevano anche i social network come appunto Facebook, eccetera. Quindi cosa è successo? È successo che quelli di Google hanno pensato: ma coniughiamo, cerchiamo di coniugare, no, gli aspetti, tra virgolette, della ricerca con altre potenzialità che ci sono sulla rete, no? E quindi hanno reso social, tra virgolette, anche Google. Attraverso Google Plus noi possiamo condividere dei contenuti, partecipare a delle cerchie, raggruppare le nostre conoscenze in cerchie che sono abbastanza simili più o meno agli amici, ai gruppi di Facebook. Oppure viene molto utilizzata l'email di Google. Stavo proprio riflettendo su questo. Molte persone adesso hanno questa Gmail che spesso sostituisce, è successo a mio fratello, ma a tantissimi altri, che spesso sostituisce altre caselle di posta elettronica che si usavano in precedenza. Ho notato, per esempio, che certe caselle come tin.it, libero.it, ma anche Hotmail, la stessa Fastweb, sono meno utilizzate oggi come oggi, e molte persone sostituiscono questi loro vecchi account con nuovi account con Gmail. Anche Yahoo è molto usato. Sì, infatti io sono un utilizzatore di Yahoo. Yahoo è la mia email, la mia casella di posta elettronica è Yahoo. Quindi benissimo. Poi il servizio di Blogger, che conosciamo benissimo perché abbiamo utilizzato questo servizio per realizzare due fantastici blog insieme ai blog di Classes. Attenzione, a Google sono anche collegati dei servizi di pubblicità. Chi vuole fare pubblicità è affiliato a AdWords, quindi ad sta per advertising, diciamo così, quindi per pubblicità, no? Words, le parole di pubblicità, una cosa del genere più o meno vorrebbe significare. Mentre invece chi vende pubblicità, cioè chi ha degli spazi da vendere per pubblicare pubblicità di altri e guadagnarci, si affilia a AdSense di Google. Per non parlare anche di Google Maps si dice, ho già detto che non pronuncio molto bene le parole in inglese, è di YouTube, che praticamente il tubo adesso è stato comprato da Google, quindi fa parte della galassia Google anche il canale di pubblicazione, di diffusione dei video più diffuso nel mondo, cioè YouTube, gratuito, fa parte della galassia Google. Interessanti queste cose. Bene. Parliamo adesso invece dell'industria cinematografica. Abbiamo parlato la volta scorsa in generale di industria culturale, già abbiamo accennato all'industria cinematografica, che comunque occupa una fetta consistente del mercato. Pensate infatti che nel 2005 ci sono stati incassi pari a 22.900 miliardi, penso di dollari, perché in genere si calcolano in dollari questi ricavi. Ecco, sì. Di cui poco meno di 9.000 soltanto nel mercato degli Stati Uniti. Vuol dire quindi che gli Stati Uniti sono sicuramente grandissimi produttori di film, eccetera, film, telefilm, eccetera, ma sono anche tra i massimi fruitori nel campo internazionale, sia di film, sia di telefilm, eccetera. Qui abbiamo l'esempio relativo al 2005, in quanto il nostro libro è stato fatto qualche anno fa, e si dice che nel 2005 i 10 film più visti hanno occupato il 25% dell'intero ammontare degli incassi, e il film più visto in quell'annata del 2005 era stato Harry Potter e il Calice di Fuoco. Chiaro, evidente che a questi dati mancano i dati, ad esempio, degli anni successivi, in particolar modo della produzione del film Avatar, che ha avuto degli incassi straordinari. Va bene. Riflettiamo adesso sull'industria cinematografica in India, nel senso che vicino a Bombay sono nati degli studios cinematografici
che hanno iniziato a lavorare tantissimo, a produrre a catena, si può dire, migliaia e migliaia di film. Addirittura pensate che in India si producono più di 1000 film all'anno. È la cosiddetta Bollywood. Bollywood perché c'è dentro Bombay all'inizio della parola, ma c'è dentro anche Hollywood, che come sapete invece era il centro di ed è il centro di produzione cinematografico vicino a Los Angeles americano. Una cosa interessante: questi film sono sicuramente destinati ad un pubblico indiano, cioè dell'India, e infatti gli abitanti dell'India sono anche loro grandi fruitori di prodotti cinematografici, però hanno anche certe volte varcato i nostri confini. Ad esempio, a un certo punto su Rai 1, per una serie di sabati consecutivi, sono stati trasmessi dei film realizzati in India, anche perché questi film non hanno come punto di riferimento non solo la cultura e le tradizioni locali, ma anche la cultura occidentale, anzi rappresentano una sorta di mix, di sintesi fra quella che è la cultura tradizionale locale e la cultura occidentale. Non vedono la cultura occidentale come qualcosa di estraneo o di estraneo a loro, anzi cercano di amalgamarsi, talvolta anche di emulare, no, la nostra cultura occidentale. Sicuramente, io penso, certe volte con degli esiti da un punto di vista culturale non particolarmente eccelsi. Anzi, è un pochettino come quando noi cerchiamo di scimmiottare gli americani, non so. Ecco, anche loro in un certo senso, spesso nelle loro produzioni, cercano di imitare, no, un qualche cosa che non fa parte invece della loro cultura, della loro identità. Sicuramente una visione conciliante comunque dei due mondi, quindi non il mondo occidentale contrapposto a quello orientale. Sicuramente molto presente la musica, la danza in questi film indiani, eccetera. Quindi sentimentalismo, musica, danza, eccetera, quindi sicuramente molti aspetti anche che guardano un po' all'aspetto commerciale, quindi devono, tra virgolette, essere dei prodotti comunque di successo, e quindi fanno leva su certi sentimenti o su certi aspetti, come dicevamo appunto, la musica e la danza. Ecco, stavamo parlando della produzione di film e telefilm. Noi non ce ne rendiamo conto, ma siamo anche noi molto, molto americanizzati, in un certo senso, anche attraverso i film e i telefilm che ci propinano giorno dopo giorno. Dovete sapere infatti che noi europei, dicevamo quindi che ad esempio in Europa proprio il 50% si può dire dei film e dei telefilm che gli europei guardano non provengono dall'Europa stessa, ma provengono dagli Stati Uniti. Quindi il 50% delle prime visioni sono dei film americani, eccetera, eccetera. Il numero di schermi per abitante è molto più elevato in America rispetto all'Europa. Vuol dire quindi che in Europa ci sono meno cinema rispetto agli Stati Uniti d'America. Il processo di americanizzazione, diciamo omologazione, è ancora accentuato ancora di più in altri stati, come ad esempio il Canada. Nel Canada fruiscono moltissimo di prodotti provenienti dagli Stati Uniti, in generale nel resto dell'America. Quindi, per esempio, Cile e Costa Rica, addirittura in Cile e Costa Rica il 90% del mercato, diciamo, tra virgolette, audiovisivo, film e telefilm, eccetera, è di provenienza americana, degli Stati Uniti d'America. La distribuzione dei film. Ecco, già la volta scorsa abbiamo parlato di alcune di queste società e colossi dell'entertainment. Abbiamo parlato, ad esempio, della Warner, della Paramount e della Disney. Ma dobbiamo ricordare oggi che la casa di distribuzione Sony Pictures Entertainment, avendo acquisito la casa di produzione Columbia, detto all'italiana, insomma, ecco, Pictures, è leader mondiale negli audiovisivi, almeno nel 2007. Bene. Infine, dobbiamo ricordare che certe volte i film e telefilm trasmessi dalle televisioni europee
sono per il 70% di provenienza americana, ad esempio in Gran Bretagna. Cioè, gli inglesi producono molti meno film rispetto agli americani e quindi fruiscono, utilizzano, vedono, insomma, film americani. E lo stesso dicevamo anche in Canada. I canadesi producono solo il 30% dei programmi televisivi che sono trasmessi in Canada. Si può dire che quasi il restante 70% proviene dagli Stati Uniti. Bene, parliamo adesso del digital divide. Intendiamo per digital divide una disparità, una differenza, una disuguaglianza nell'accesso alle tecnologie. Il digital divide ovviamente divide anzitutto le persone in classi sociali, perché certe persone possono permettersi appunto questi strumenti di svago, divertimento e di informazione e altre no. Provate a pensare ad esempio internet, no? Non tutti hanno internet. Nella stessa nazione, nello stesso paese, ma parliamo più spesso di digital divide per differenziare tra un paese e un altro, oppure tra una zona del mondo e un'altra. Se vedete e osservate ad esempio il planisfero alla pagina 198-199, potete notare come il numero delle connessioni veloci al mondo, nel mondo sia molto più elevato in Europa e negli Stati Uniti, Canada, eccetera, e particolarmente. Avete visto in quale zona, in quale regione il numero delle connessioni è ancora più elevato? In? Avete visto la cartina, il planisfero? Dov'è che è più elevato? In? In? Ah, ma dove di più addirittura? Dove il numero delle connessioni? Ah, in Scandinavia, benissimo. Sia in Svezia, sia in Norvegia. Il numero delle connessioni ogni 100 abitanti è superiore a 30. Anche in Svizzera, Benelux e Finlandia, benissimo. E anche in Islanda. L'Islanda, così isolata dal resto del mondo, in realtà si tiene in stretto contatto con il resto del mondo tramite le connessioni a internet. Benissimo. Invece, avrete notato che il resto del mondo, quindi l'Africa, l'America meridionale, la stessa Asia anche, ha un numero di connessioni veloci molto di gran lunga inferiore, quindi sotto i 19 e in certi casi anche sotto i 14, sotto le 14 connessioni veloci ogni 100 abitanti. Osserviamo anche un'altra tabella, ritornando all'industria cinematografica, molto interessante, riguardante le persone che vanno al cinema nel mondo, in milioni, dati del 2006. Avrete notato che, per esempio, come vi stavo dicendo già prima, in India si va moltissimo al cinema, no? Ci sono stati 1.400 milioni di, scusate, miliardi di persone che sono andate al cinema, vuol dire quindi che gli indiani ci vanno al cinema anche più e più volte in un anno, no? Ovviamente. Mentre in Cina è un'industria che sta avanzando adesso in questi ultimi anni, ma i cinesi, che pure sono molti, molti di più rispetto agli indiani, in realtà sono andati di meno al cinema rispetto agli indiani. Bene, bene. E questo quindi stavamo dicendo riguardo al digital divide. Il continente asiatico è quello che ha una discreta percentuale di diffusione e di utilizzo delle tecnologie dell'informazione, pur comunque avendo sempre un digital divide, cioè un ritardo rispetto all'Occidente. Mentre mi sembra che l'Africa sia sicuramente tra i continenti quello che è più deficitario a questo riguardo. Infatti solo l'1% degli utilizzatori mondiali di internet proviene da questo continente dell'Africa, mentre invece in America il ritardo che c'era, in America del Sud volevo dire, e centrale del Sud, eccetera. Il ritardo che c'era nei confronti dell'America del Nord, ad esempio, si sta un po' assottigliando grazie agli interventi, ad esempio interventi pubblici e privati. Ad esempio, sapete che in Venezuela, piuttosto che in Brasile, in Argentina, ci sono delle politiche di intervento statale anche a questo riguardo. Iniziamo adesso a leggere invece qualcosa riguardo la diversità culturale.
Il problema che abbiamo evidenziato più e più volte, parlando di industria culturale, è il rischio dell'omologazione, cioè che non ci sia più questa diversità culturale, dell'identità dei vari popoli. E la Dichiarazione Universale sulla diversità culturale, che è stata adottata all'unanimità il 2 novembre del 2001, invece, al contrario, sancisce che la cultura assume diverse forme attraverso il tempo e lo spazio. Questa diversità si incarna nell'unicità e nella pluralità delle identità dei gruppi e delle società che costituiscono l'umanità. Questa è una ricchezza, questa diversità culturale, è una ricchezza che dobbiamo salvaguardare. Come fonte di scambio, innovazione e creatività, la diversità culturale è necessaria per l'umanità, quanto la biodiversità per la natura, così come è necessaria la biodiversità, quindi esseri, animati, specie diverse, devono essere tutelate. La stessa cosa vale per la diversità delle culture. In questo senso il patrimonio dell'umanità, cioè proprio la diversità culturale, è costituisce il patrimonio dell'umanità e dovrebbe essere riconosciuta e affermata per il bene delle generazioni presenti e future. Al contrario, invece, stiamo assistendo ad una crescente omologazione culturale, cioè un'uniformazione dei codici di comunicazione, ad esempio. La lingua, parleremo della lingua franca, quindi lingua utilizzata soprattutto a livello commerciale e di informazione, che è la lingua inglese. Questo, in un certo senso, è un vantaggio, perché ci permette di comunicare fra di noi, anche con paesi di altre, insomma, dove ci sono altre lingue, eccetera. Ma c'è questo rischio dell'omologazione. Che cosa dice ancora la Convenzione per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali? Questa invece è approvata nel 2005 dall'UNESCO. Dice che la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali implicano il riconoscimento della pari dignità e del rispetto di tutte le culture. Cioè, non c'è una cultura che ha più dignità e più rispetto e deve essere rispettata più di altre culture. Tutte devono essere tutelate, protette e rispettate, comprese quelle delle persone appartenenti a minoranze e quelle dei popoli autoctoni. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.